Ho passato un paio di volte la serata, io, lui e Fellini, che era incredibile perché Fellini, io avevo ammirazione per Rol, ma rimanevo sempre un po' freddo, un po' scettico. Fellini pendeva dalle sue labbra e ho capito che qualunque cosa lui, anche non essendo a Torino, doveva fare, chiamava prima Rol. Tu che ne pensi? Cosa posso fare? Quindi era proprio un esercizio. E a proposito di Fellini, a Torino a un certo momento venne a presentare l'ultimo film che aveva fatto. E dopo aver visto questo film al cinema, andammo al Cambio, il ristorante di Torino, uno dei buoni ristoranti di Torino, ed eravamo, c'era il sindaco di allora che era Novelli, c'era Fellini, c'ero io. C'era un paio di signore, poi c'era la produttrice del film che era la Traxel, come si chiamava di nome? Vania Traxel, mi pare. E io ero cambiato, io ero seduto vicino a Fellini e di fronte a noi c'era Vania Traxel. E lui, che non aveva mai visto questa signora, l'aveva conosciuta quella sera, a un certo punto lui aveva degli occhi molto azzurri, penetranti, no? Che dava una certa impressione a guardarlo. Gli si è rivolta, si è voltata verso la signora e ha detto: senta signora, mi dica il nome del suo primo amore, il nome di quella persona che lei ha amato per prima nella vita. Io mi ricordo che ci ho pure scherzato, gli ho detto: no, dai, sta signora deve aver mentito, che non è che hai avuto un più. No, il primo c'è stato, mi dica il nome del tuo primo amore. E lei disse un nome, adesso io non mi ricordo quale, ma disse per esempio Guido. Allora lui, guardandola fissa, prende il tovagliolo, lo stringa, lo metta nelle sue mani, tenga le sue mani così col tovagliolo dentro. Lui tirò fuori la penna e nell'aria scrisse Guido. Apri il tovagliolo. Lei aprì il tovagliolo e c'era scritto Guido. È svenuta. Abbiamo dovuto ritirarla su. Poi ha detto: tu pensi che mi posso portare via il tovagliolo? E ti pare, portami via il tovagliolo.